Vai Pierpaolo. Ciao a tutti, grazie mille per essere qui. Io sono Pierpaolo Ippolito e sono un data scientist al SAST Institute di Marlo e oggi vi parlerò del caso reasoning machine learning. Io sono uno scrittore di pertevose data science, a parte questo scrivo principalmente in inglese, però al tempo libero scrivo pure in italiano e alcuni dei miei articoli sono presenti pure in italiano su Tech for Future, che è una pubblicazione in italiano. E addizionalmente sono pure un freelancer nel tempo libero e prima di tutto ho fatto un master in artificial intelligence all'Università di Southampton e un undergrad degree in ingegneria elettronica. Quindi, per incominciare, caso reasoning, uno dei miei motivi principali per cui c'è bisogno di introdurre causalità nei modelli di machine learning è il fatto che al giorno d'oggi tutte le tecnologie di machine learning si basano solamente su correlazioni tra le diverse features. E questo non può essere abbastanza in alcuni casi, visto che questo approccio eventualmente può portare su conclusioni errate, visto che correlazioni non implicano necessariamente causalità. Quindi, se tu oggi lavori per creare modelli di machine learning o deep learning, ti trovi di solito ad affrontare tre diversi tipi di problemi. Prima di tutto, hai bisogno di un grande numero di dati a disposizione, che ciò non è sempre possibile. E poi hai anche se bisogno di dover dimostrare come il tuo modello crea delle decisioni. Per esempio, se tu lavori in ambiti che sono strettamente regolamentati, come può essere per esempio una banca, se tu devi decidere se dare un prestito a qualcuno o no, usare un modello di machine learning, probabilmente ci sono delle organizzazioni che devono controllare se il tuo processo per cui fai queste decisioni sia regolare o meno, è accurato o meno. E usare soltanto machine learning alle volte, specialmente se vuoi usare modelli più complicati, nei quali non puoi completamente capire come il modello sta facendo le decisioni, non può essere possibile, visto che ci sono regolamenti che vanno contro questo. Eppure il fatto che l'Unione Europea ha introdotto il GDPR l'anno scorso, ha cominciato a mettere dei paletti su cercare di mettere tutto, diventare fa diventare gli algoritmi più trasparenti. E allo stesso punto, un altro problema ultimo dei modelli machine learning deep learning di oggi è che non sono molto robusti. Quindi, se tu, visto che si basano molto sui dati passati, se ci sono degli avvenimenti improvvisi, come può essere stato per esempio la pandemia all'inizio di febbraio, questi modelli possono performare molto peggio di quanto facevano prima e tu quindi ti puoi trovare in svantaggio immediatamente. Quindi questi modelli fanno fatica al cambiamento immediato. Quindi, in ordine di superare questi problemi, diversi approcci in modo da introdurre causalità dentro modelli sono stati introdotti. Uno di quei modelli principali sarà proposto da Julia Perl, che è un ricercatore. E questo qua ha introdotto l'anno scorso un libro chiamato The Book of Why, dove potete trovare tutte diverse specifiche nel modo in cui si possono creare modelli capaci di introdurre causal reasoning. Secondo lui, secondo Julia Perl, ci sono tre diverse gerarchie e livelli nei quali tu puoi andare in modo da creare modelli che sono veramente capaci di capire come le diverse features sono collegate tra di loro e causalità è diversa da correlazione. Al primo livello c'è ovviamente l'association, che sarebbe associazione, quindi tu devi capire quali sono le associazioni tra le diverse features. Per esempio, può essere se tu cambi una certa variabile, come può questo avere un effetto su quello che credo in un'altra variabile. Poi, passando al livello successivo, ti puoi provare a fare domande più accurate e più dettate da cambiare e avere una certa forma di peso sul modello. E queste domande, quindi ti fai domande tipo cosa cambierebbe se cambio questa parte del modello e cosa cambierebbe se cambio questo input, queste cose del genere. E a questo momento storico noi siamo è possibile che per noi di creare modelli
che sono rilevanti su questi due primi livelli. Un esempio può essere, per esempio, Bishop-Belief Networks. Questo tipo di networks sono disponibili per... sono più interpretabili in questo, questo punto di vista. Ma alla fine c'è poi un altro livello, che sarebbe quello che noi dovremmo aspirare ad arrivare negli anni successivi, nel quale noi potremmo fare certi tipi di domande che sono retrospettive. Per esempio, può essere cosa sarebbe cambiato se io avrei cambiato una certa feature, o domande tipo retrospettivo, quindi che devono essere, hanno bisogno di fare più tipo di ragionamenti al passato rispetto che al presente. Quindi, per dimostrare velocemente perché noi abbiamo bisogno di casualità in un modello, posso introdurre ancora il paradosso di Simpson. Simpson era un ricercatore di statistica e il suo paradosso indica come una situazione in cui una relazione tra due fenomeni appare modificata o perfino invertita dai dati in possesso a causa di altri fenomeni che non sono presi in considerazione nell'analisi. E questo può essere a causa, per esempio, di variabili nascoste. Questo qua è un grafico che ho creato io in Python, quindi con dati reali, e il codice pure è disponibile available online, in caso volete averci uno sguardo dopo. Per esempio, noi possiamo prendere in considerazione un esempio immaginario. Noi abbiamo condotto uno studio di ricerca per scoprire se esercizi fisici, fare esercizi fisici quotidianamente, può aiutare o meno a ridurre i livelli di colesterolo. Ed ora stiamo iniziando a esaminare i risultati ottenuti. Per prima cosa, dividiamo il nostro campione della popolazione in due categorie principali in base all'età degli individui, sotto e sopra i 60 anni, e questi sono i due primi due grafici. E poi tracciamo i loro livelli di colesterolo rispetto al numero di ore che i soggetti hanno svolto attività fisica al giorno. Esaminando i risultati, nei primi due grafici possiamo quindi dedurre che fare esercizi per due ore al giorno, per più ore al giorno, può quindi portare a una riduzione complessiva dei livelli di colesterolo. Questa ipotesi può essere rafforzata anche esaminando l'andamento generale della linea dedotta attraverso la regressione lineare, come lo vedete qua in nero. E la correlazione negativa forte in entrambi i casi, che in questo caso è circa meno 0,5 e 0,6. A questo punto, però, potremmo essere più interessati a combinare tutte e due le features e quindi tenere in considerazione sia quella under 60 e over 60. Però, come si potete vedere da questo grafico qua, a destra, quando metti combini tutti e due i grafici, ti ritrovi ad avere una correlazione che è completamente opposta da quella che stavi vedendo prima. E ora, infatti, invece di essere negativa, è positiva. In questo caso ci troviamo a uno scenario completamente contraddittorio, e fare più esercizio sembra che può portare a livelli di colesterolo più alti. Questo tipo di scenario è completamente noto come il paradosso di Simpson e si verifica ogni volta che abbiamo qualche forma di correlazione che punta in una direzione se considerata in un sottogruppo e punta invece in una direzione opposta se considerata come parte dell'intero gruppo. Per svelare le ragioni alla base di questo meccanismo, dobbiamo cercare di andare oltre i dati forniti e quindi pensare su come questi dati possono essere stati generati nel primo luogo e quale ragionamento casuale possa aver portato a questo risultato. Per esempio, se c'è qualche variabile mancante che non è stata presa in considerazione a questo punto. Ora, passando oltre, possiamo continuare a vedere altre variabili. Per esempio, prima abbiamo considerato... aspetta un attimo, ho perso una slide, ok. Quindi abbiamo pensato che in questo semplice scenario la nostra componente mancante potrebbe essere qualsiasi variabile che sia potenzialmente influente, come per esempio comorbidità dell'individuo, dieta ed età. Decidiamo quindi di dare uno sguardo più attento a come i livelli di colesterolo variano con l'avanzare dell'età. La figura ora è disponibile sullo schermo. Riprendendo la stessa analisi fatta nella figura precedente, possiamo quindi vedere chiaramente come i livelli di colesterolo siano fortemente correlati positivamente con l'età dell'individuo. Da questi risultati possiamo quindi dedurre che è più probabile che i livelli di colesterolo aumentino con l'invecchiamento e la mancanza di esercizio. Esiste una relazione di causa-effetto tra queste tre diverse variabili. Quindi
se noi vorremmo cercare di quantificare i benefici dell'esercizio fisico per ridurre i livelli di colesterolo e superare il Simpson paradox, dovremmo quindi assicurarci di seguire il nostro esperimento avendo un valore fisso per l'età dei soggetti, controllando questa variabile. Quindi prima teniamo in considerazione soltanto il numero di ore di esercizio contro i livelli di colesterolo. E ora invece se prendiamo i livelli di colesterolo contro l'età, possiamo dire che tutto sembra normale, quindi qua la correlazione è positiva, positiva, eppure quando mettiamo tutte e due le cose insieme. E questo qua può essere un semplice esempio di come la causalità può essere importante nel cercare di capire veramente come un modello dovrebbe ragionare. Ora, muovendo più avanti, possiamo vedere che, per esempio, ci sono diversi modi in cui puoi cercare di creare modelli causali. Uno di quelli più importanti al momento sono, visto che non teniamo sempre a disposizione dei dati, i modelli machine learning di oggi hanno per forza bisogno di dati. E se noi non abbiamo a disposizione alcun dato, possiamo allora cercare di trovare modelli alternativi. Secondo questa definizione di George Box, tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni possono essere utili. Per esempio, all'inizio della pandemia, non teniamo nessun dato su coronavirus o qualunque altra forma di malattia che era simile a quello, e non sapevamo come si poteva diffondere e queste cose del genere. Quindi, se tu volevi creare un neural network o un SVM o decision tree, non tenevi alcun dato da cui potevi utilizzare. Allora, in ordine di poter risolvere questo problema, diversi stati e epidemiologi hanno fatto ricorso a modelli più tradizionali, che sono chiamati modelli comportamentali. Questi tipi di modelli fanno uso di equazioni differenziali, e queste diverse equazioni, ognuna di queste equazioni corrisponde a un compartimento del modello. E poi, muovendosi attraverso il tempo, i diversi individui che fanno parte della popolazione possono muovere da un compartimento all'altro. E poi, creando una simulazione, si possono creare di queste curve del genere che sono state molto viste in questi ultimi mesi, per esempio, da come i governi hanno iniziato a rispondere sulla pandemia. Per esempio, questo tipo di modelli sono stati usati pure dal governo inglese o quello americano. E visto, come ho dimostrato qua, usare ad esempio, soltanto tre compartimenti, ma se vuoi fare un modello più accurato, puoi aggiungere diversi compartimenti. Per esempio, qua prendi in considerazione che ci sono diversi individui che possono essere suscettibili alla malattia, e poi possono diventare infetti, e poi possono recuperare alla fine. Però se questo qua non è necessariamente vero, perché, per esempio, come sappiamo, per il coronavirus, ad esempio, c'è un periodo di incubazione. Prima que e quindi puoi aggiungere un altro compartimento per quando uno è in periodo di incubazione, quindi che c'è il virus, però non è ancora trasmissibile. Un'altra alternativa che si può essere usata per in modo da creare questi tipi di modelli è invece di usare programmazione ad oggetti e creare dei propri veri e propri agenti. Quindi tu crei un agente che può essere una persona. Per esempio, che si muove in uno spazio a due dimensioni, e quindi questi diversi agenti che possono essere tipo una simulazione come puoi vedere nei videogiochi o qualsiasi cosa del genere, questi diversi agenti poi possono entrare in contatto tra di loro e visto che entra in contatto poi il virus si può espandere e queste cose del genere. E quindi ognuno di questi agenti può essere associato a diverse caratteristiche uniche, come per esempio una posizione iniziale del mondo 2D, una velocità di movimento, diverse direzioni da seguire, un'età, tutte queste cose del genere che possono avere un'implicazione anche su come il virus può essere letale o meno per loro. E usando questi geni, per esempio, puoi dire qua si possono creare questi tipi di simulazioni dove c'hai questo spazio 2D dove ci sono, ognuna di queste palline indica un agente che si muove nello spazio e poi se tu ti trovi in prossimità di qualcuno infetto puoi diventare infetto e tutto il resto. E quindi usando questi tipi di algoritmi puoi creare modelli sempre più complicati, dipendendo da cosa vuoi prendere in considerazione. Se voi dovreste essere interessati di creare questo tipo di cose del genere, e siete programmatori in Python, per esempio, ci sono programmi come Hash, Mesa, Blender o AnyLogic che supportano questi tipi di modelli. Alla fine, volevo dimostrare una dashboard che ho creato io in modo da creare questi tipi di modelli e poter esaminare come il coronavirus o altri tipi di malattie si stava espandendo globalmente. Questo tipo di applicazione sarà costruita su AWS, quindi Amazon Web Service, su una EC2 Instance Linux, e
tiene un'interfaccia Streamlit in modo da creare tutto l'interface della web application. E tiene supporto per Docker e i dati riguardo al COVID-19 sono aggiornati ogni 24 ore, mentre le news internazionali sono aggiornate ogni 2 ore. Quindi nel caso pure voi sareste interessati a provare questa più tardi, è disponibile online per voi da poter usare. Tutti i link sono disponibili qui e verranno distribuiti alla fine della presentazione. Ora cambio velocemente sulla applicazione. Questa qua è l'app. Come vedete qua ci sono diversi tipi di modelli che potete scegliere tra di voi. Quindi, per esempio, se puoi andare su Board View, possiamo vedere la situazione attuale nel mondo, come i numeri di casi, di recuperati e di morti. E poi si possono vedere i grafici per la situazione per ogni stato, si possono vedere più in dettaglio queste cose del genere. Poi ci sono pure notizie dal mondo. Vedete qua c'è una lista, potete usare scegliere qualunque stato nel mondo e trovate le notizie riguardo al coronavirus in tempo reale. E poi andando alla fine c'è pure un sentiment analysis, in modo da capire cosa dicono i giornali e qual è il sentimento, se è positivo o negativo rispetto ad oggi. Poi riguardo i modi di agent-based modeling che vi ho dimostrato prima, questi qua possono essere creati su questa dashboard molto semplicemente. Per esempio, se siamo interessati a vedere quali sono gli effetti di track and tracing su una pandemia, qua ci sono diversi parametri sui quali puoi giocare, per esempio aumentare il numero della popolazione nel modello 2D, la probabilità di morire se è affetto dalla malattia o meno, quanto deve essere la possibilità di una persona infetta per avere un contagio, e questi tipi di possibilità del genere. E puoi anche scegliere, per esempio, che tipo di comunità di avere. Per esempio, puoi avere 4 diversi cittadini che sono uno vicino all'altro. Pierpaolo, scusami, stai andando molto molto veloce, mi sa che prima tu hai dato un'indicazione sbagliata, diciamo, di definire per le 19. Hai un po' più di tempo, se vuoi spiegarle meglio, con calma, queste cose, perché stai andando veramente di corsa. Scusami se prima ti ho detto 19, ma in realtà avevi 45 minuti, quindi hai un po' più tempo per raccontarle. Ok, calma, questa parte, vai tranquillo. Scusate, e poi, in caso avete qualche domanda, scrivete soltanto nella chat e poi dopo, durante il Q&A, possiamo andare su tutto più tranquillità. Per esempio, allora stavo dicendo, usando questi parametri potete scegliere che tipo di popolazione avere, queste cose del genere, e poi potete vedere in tempo reale come simile una pandemia, in pratica. E quindi vedi, per esempio, le diverse persone che si spostano da diverse città, come questi qua vengono a cambiare. Per esempio, in track and tracing, il modello principale di track and tracing funziona sul fatto che se ogni persona che ha il virus parte dalla sua comunità e poi si sposta tutti quanti in questa area di quarantena, e in questo modo del genere, ognuno che ha il virus si mette in quest'area qua e fa più difficile il modo che la malattia si possa condividere attraverso diversi hubs, in pratica. Poi ci sono diversi tipi di provvedimenti che tu potessi considerare di fare. Un altro potrebbe essere vedere se tu decidi come stato di fare un lockdown, uno dei problemi principali sarebbero dei punti di raccoglimento delle persone. Per esempio, se tu hai 4 diverse città, come può essere indicato da qua, ognuno di questi individui si trova nella sua città nel lockdown, però allo stesso punto loro, gli abitanti, devono sempre andare in un supermercato o qualcosa del genere, e quindi si possono spostare e vanno in questo unico centro centrale. E poi se uno c'è una malattia da una di queste città, tramite il punto centrale può condividere la sua altre persone e quindi si può portare a diverse altre città. E questo qua è tramite questo tipo di simulazioni, possiamo dire, quindi come... Se per esempio dovresti limitare quanti supermercati dovrebbero essere aperti, quanti dovrebbero distanziare tra di loro, queste cose del genere. Poi si possono creare altri tipi di simulazione, come per esempio di finanza. Per esempio, in questo caso possiamo considerare quali possono essere gli effetti sull'economia di un lockdown. E per esempio, ora, se metti un lockdown, le persone sono molto meno mobili, e puoi vedere qua che ci sono, per esempio, supporti per richieste di finanziamento per supporti dallo Stato, e puoi dire qua come cambiano rispetto al tempo.
Alla fine poi ci sono i diversi modelli che ho spiegato prima riguardo le equazioni differenziali. Questi tipi di modelli si possono risolvere molto più velocemente, visto che è tutta una soluzione molto matematica, e ti trovi di poter creare le stesse curve di prima. E poi, in aggiunta, invece di usare quelle tre equazioni come ho dimostrato prima, puoi creare modelli più complicati. Per esempio, ora posso andare a un modello in cui ho preso in considerazione la vaccinazione, e quindi se tu usi questi modelli qua e poi aggiungi queste due variabili per tenere in tuo account come se uno viene vaccinato, viene tolto dai suscettibili e queste cose del genere. E quindi ovviamente tutte queste qua sono variabili che hanno un peso su come la pandemia si può sviluppare nel tempo. E poi alla fine, prima di presentazione, posso anche condividere il link sulla dashboard, quindi se volete giocarci potete pure provare diversi parametri e farmi domande o qualcosa del genere. E alla fine c'è poi un modello globale che ho creato in modo da tenere in considerazione tutte le diverse possibilità. In questo tipo di modello, puoi dire qua, ci sta questa lista di tutti gli stati che potete scegliere, e per esempio ora il primo della lista sarebbe Afghanistan, quindi per fare in fretta possiamo considerare Afghanistan, e possiamo dire tutte le informazioni prese in tempo reale. Possiamo dire che ora in Afghanistan ci sono 48.000 casi, il numero di casi reali stimati sono 340.000, visto che ci sono molte persone che, come puoi immaginare, in Afghanistan non ci sono molte test che puoi fare e molte persone che sono asintomatiche e queste cose del genere. E poi possiamo dire che ci sono 38.000 persone sono ricoverate, sono riuscite a passare immuni, e poi i numeri di morti. E poi possiamo dire come la pandemia si è diffusa nel tempo da gennaio in Afghanistan, riguardo il numero di casi, di ricoverati e di morti. E poi possiamo dire altre variabili come per esempio la popolazione. Possiamo dire che per esempio è una popolazione molto giovane quella dell'Afghanistan, visto che non c'è una molta longevità di vita, aspettativa di vita in Afghanistan. E per esempio poi quando cambi per ogni stato ti trovi informazioni di età e queste cose del genere per tutti gli stati. Poi qua ci sono tutti i diversi parametri dei modelli, e alla fine poi si può creare questo tipo di simulazione che ho mostrato prima, però allo stesso tempo qua abbiamo preso pure in considerazione i numeri di posti letto disponibili negli ospedali per i diversi stati, e quindi se qua il numero di persone che sono infette al momento sono più alti del numero di posti letto disponibili, ovviamente il tasso di mortalità aumenta, e quindi questo qua può avere una variabile che viene presa in considerazione in questo modello, in modo da rendere tutto più accurato. E alla fine c'è poi questa comparazione qua, che in pratica all'inizio avevo detto che non teniamo i dati, in modo, per esempio all'inizio della pandemia, se tu sei uno stato di fare delle decisioni su quando iniziare un lockdown, su quali restrizioni mettere, non tenevi i dati a disposizione in modo di prendere decisioni adeguate, e quindi creavi questi tipi di modelli. Però ora possiamo dire che, visto che ci sono passati diversi mesi, teniamo più dati a disposizione. E quindi possiamo comparare quello che il modello aveva predetto, che è questa linea qua in arancione, e quello che invece i dati reali ci hanno detto. E poi possiamo dire quanto era stato accurato il nostro modello, per esempio usando metriche come tradizionali machine learning, come R2Score, e quindi poi inferire diversi parametri qua. Per esempio possiamo dire che secondo questa comparazione tra dati, il valore di R della R era stato al massimo di 4,35 al picco della pandemia, ed è ora a un minimo di 1,1, quindi relativamente basso, però sempre un modello di pandemia. E poi alla fine ci sono stati introdotti pure diversi tipi di comparazioni tra i diversi modelli, perché uno dei motivi principali per questa dashboard è poter vedere come cambiare diversi parametri per un modello può creare diversi scenari per la pandemia. E quindi tu puoi comparare che relazione c'è tra causa e effetto, tra decidere un'azione o l'altra. Per esempio, se chiudere i supermercati, se usare track and tracing, o se usare altri tipi di approvvigionamento. E poi, per esempio, vedere che impatto può avere
sull'economia in generale e quanto quel livello di vaccinazione è necessario in modo da completamente eradicare tutto dalla pandemia dal sistema. E questo qua è più o meno tutto quello che volevo coprire per oggi. Se voi avete qualche domanda, fatemi sapere. Benissimo, sei stato velocissimo ed è colpa mia perché ti avevo dato un'informazione sbagliata sull'orario di fine. Comunque, ti chiedo ancora scusa e sfrutteremo bene il tempo per le domande. Ti anticipo subito una domanda dal web prima di iniziare la tavola rotonda. Allora, due persone hanno notato che quando parlavi dei grafici, degli esempi del paradosso di Simpson, c'era qualcuno che ha espresso il dubbio sull'asse delle X sugli over 60 a partire da 5. Credo che volesse dire qualcosa del tipo, ma siamo sicuri che gli anziani over 60 partono da fare, come minimo fanno 5 ore di esercizio al giorno o qualcosa del genere. Quindi adesso dovrebbe essere in sovraimpressione la domanda, quindi magari se puoi tornare un attimo su quella pagina. Sì, sto andando ora. Questa qua. Ok, allora adesso abbiamo il problema che abbiamo, diciamo, un po' di latenza rispetto ho capito il tipo di domanda che ho capito. Se è il problema è che lui non ha preso in considerazione che io nei primi due grafici ho preso in considerazione soltanto una sottoparte della popolazione intera, è un campione della popolazione. E quindi nell'ultimo grafico ci sono tutti e due messi insieme. E perciò che la cosa sembra storta da questo punto di vista. Però è soltanto una cosa relativa riguardo all'asse. Però... Ok, quindi diciamo è un esempio anche didattico dove è stata una selezione del dataset proprio per spiegare il concetto, mi sembra di capire. Sì, che è un po' quello che aveva detto anche Christian nella chat. Il punto era far vedere che se tu prendi in considerazione una sottoparte dell'insieme, ti trovi una correlazione positiva, negativa, e se tieni in considerazione tutto l'insieme, ti trovi una correlazione positiva. Perfetto, ottimo. Allora direi che ti ringrazio, è venuto il momento di tirare dentro gli altri ospiti, che appena, eccoli qua, entrano in scena, Carla e Simone. Buonasera, grazie di aver accettato di partecipare a questo esperimento, ve li presento rapidissimamente e poi gli lascio la parola. Allora, Carla è un'amica e una collega, lavora nel campo delle telecomunicazioni come me e si occupa del software che gestisce le reti. Quindi è una delle persone che dovrebbe fare in modo che le reti abbiano le risorse che gli servono, anche per evitare i disastri che sono successi tipo ieri verso l'ora di pranzo. È appassionata di machine learning, è curiosa su ogni tipo di ambito, in particolare su come rendere più intelligenti le reti. Simone è il capo di un dipartimento di AI per una piccola realtà italiana che si occupa di assicurazioni. Lui è proprio esperto nell'ambito del causal reasoning, proprio per il campo assicurativo, perché bisogna collegare le cause degli incidenti a quello che è effettivamente successo sulla scena, quindi diciamo è un professionista del campo, quindi io non ne so assolutamente niente, quindi abbiamo tutto lo spettro delle competenze. E quindi vi lascio la parola, so che sicuramente Simone forse ha già qualche domanda pronta, non so se Carla anche, e chiedo a chi è online di scrivere sulla chat eventuali domande o curiosità che vengono durante la chiacchierata, e così proviamo a rispondere e a rendere interattivo questo incontro. Andate, prego. Sì, beh, allora dai, parto io. Sicuramente Pier, mi è piaciuto molto la tua presentazione, ecco, e mi è piaciuto specificatamente come sei riuscito un pochino a distinguere con un caso pratico d'uso anche abbastanza attuale quella che è la differenza tra insomma il machine learning classico e, se vogliamo, la parte di causal reasoning, no? Per fare un pochino un overview, diciamo, generale, forse il concetto è che nel machine learning classico si tenta di sfruttare le correlazioni, quindi scenario messo nello scenario di cui hai parlato tu, per esempio la protezione civile in Italia tutti i giorni rilascia dati per quanto riguarda, insomma,
suscettibili, infetti, insomma, tutte le varie classi dei modelli compartimentali di cui parlavi. Quello che si può fare con un esempio, per quanto diciamo con un esercizietto di machine learning classico, è prendere questi dati, avere un modello, quindi scegliere un modello. Il modello può essere un modello compartimentale di quelli che ci hai presentato, SIR, SAIR, eccetera, e in qualche modo tentare di fittare i parametri, i free parameters del modello con i dati, per tentare, insomma, di trovare esattamente un qualcosa che spieghi il fenomeno, diciamo così. Una volta fatto quello che si chiama training, ottimizzazione, quello che si ha è un modello che si basa sulle, appunto, correlazioni dei dati passati che abbiamo. Che cosa significa? Significa che se le condizioni non cambiano, quello che è il passato, diciamo, noi possiamo utilizzare questo modello per predire un pochino quello che accadrà, quindi domani quali saranno gli infetti, i deceduti, eccetera, eccetera. È importante notare la parola se le condizioni non cambiano, perché appunto noi sfruttiamo quello che è successo in precedenza per valutare quello che succederà. Se nel caso in futuro ci saranno nuove restrizioni, le condizioni cambiano per qualsiasi motivo, anche perché magari sotto le feste si suppone che la gente faccia cose diverse dal normale, diciamo così, ovviamente queste correlazioni non andrebbero più bene e il modello sarebbe sicuramente meno accurato del solito. Si ribalta un pochino il fatto con quella che tu hai parlato dell'essere la causalità, cioè rispetto, magari mi riferisco alle slide che tu hai mostrato prima, non so se si possono mostrare a schermo ancora adesso, però sostanzialmente con la causalità ci possiamo muovere nella piramide che hai mostrato un po' di livelli sopra, no? Quindi invece di porre il concetto se le cose non cambiano, prediciamo, tra virgolette, il futuro, quello che accadrà, possiamo invece valutare cosa succede se le cose cambiano. Quindi what if, scenari what if, oppure quelli che erano che cosa sarebbe successo, quindi i cosiddetti counterfactuals. Diciamo che in questo scenario qui, ovviamente Pier, correggimi se ho sbagliato, però in questo scenario qua tu ti sei posto un pochino in uno scenario in cui, appunto, è quello del Covid, no? Quindi abbiamo pochi dati e quindi la soluzione principale è stata, ok, siccome all'inizio perlomeno avevamo pochi dati, ma in realtà ancora tuttora ci sono molte cose che non si spiegano, o meglio, che sembrano essere chiare dai dati, possiamo utilizzare modelli comportamentali, possiamo utilizzare modelli object-oriented tipo simulazione per capire che cosa succederà, come hai mostrato un pochino nella tua board. La mia domanda è se ci fosse un caso specifico in cui invece magari i dati ci sono, sappiamo di averle, ne abbiamo in quantità, per fare questo tipo di analisi what if e così via, di counterfactuals, che cosa, cioè, di quali dati avremmo bisogno e quali procedure potremmo utilizzare per creare questo tipo di analisi? In questo caso dovremmo cercare di controllare per le diverse variabili, in pratica, e cercare di vedere se c'è qualche variabile che è nascosta per questo punto di genere. O, per esempio, ci sono modelli di interpretabilità, che come explainable AI, come modelli di surrogati locali e globali. Per esempio, possiamo sapere che di modelli come decision trees sono molto lineari e quindi sono più facili da capire, per capire, come esempio, perché un modello sta facendo una decisione o meno. Se tu crei per esempio un modello, un neural network, che invece non è lineare, è molto non lineare, a questo punto di genere tu puoi cercare di approssimare una funzione non lineare dividendola in tante sottoparti che sono lineari. Quindi, per esempio, se tu c'è una curva che va, se dello schermo si va in alto e in basso,
questa curva non è lineare, però se tu prendi, la dividi in tanti pezzetti, ognuno di questi pezzetti poi diventa in questo caso lineare, e quindi se tu la puoi approssimare come un modello di decision tree invece di con un neural network, e poi combinando tutte le risposte che tu hai insieme puoi trovarti un risultato che può essere approssimato da quello che ti viene dal neural network. Ok. Ok. Sì, esatto, sì, stavo pensando ad esempio in questo caso a quello che ci hai mostrato prima, no? Quindi il Simpson Paradox, e appunto uno dei problemi in un'analisi di quel tipo lì, non so se puoi tornare a quella slide, è appunto questa, insomma, queste, tra virgolette, correlazioni che tentano di, che, insomma, diciamo, aumentano, fanno arrivare a conclusioni sbagliate o, insomma, a seconda ovviamente del dataset che abbiamo, no? In qualche modo. Ecco, se dovessi così avere un'idea all'incirca da quello che hai spiegato tu di che cosa potrebbe essere le relazioni causali che sono sotto questo fenomeno qui, potrei dire ovviamente che il colesterolo nel sangue è influenzato dall'età dei pazienti, ovviamente, e il colesterolo nel sangue è influenzato anche dalle ore di esercizio. Questo qui era un pochino lo scenario. Però potrebbe essere anche vero che tutte le correlazioni nell'insieme non sono così semplici, no? Perché magari potrei anche dire che, insomma, è ragionevole pensare che le ore di esercizio potrebbero essere in qualche modo correlate all'età. Quindi essere, insomma, esserci una sorta di ricorsione di questo genere qui. Ecco, idealmente in uno scenario così, insomma, dove ci sono tutte queste correlazioni, queste causalità, eccetera, ovviamente selezionare il, cioè, bisogna andare a selezionare la parte di dataset giusto, appunto, per evitare questo, quindi il subset dei dati giusto, e bisogna andare, cioè ci possiamo utilizzare questi modelli di cui parlavi tu in precedenza per andare in qualche modo a definire queste relazioni di causalità in pratica. E una volta arrivate a queste relazioni di causalità, insomma, siamo, tornando un pochino forse anche alla prima slide, siamo sicuri di risolvere un pochino quelli che sono tutti questi problemi che abbiamo nel mondo dell'AI, no? Quindi tu prima, per esempio, parlavi di robustezza dei modelli, di correlazioni corrette, tra virgolette, piuttosto che correlazioni spurie, eccetera, eccetera. Ecco, magari se ci dai un po' così un'idea di come tutti questi problemi di cui elencavi nella prima slide possono in qualche modo essere risolti con modelli di questo tipo qua, quindi con approcci un pochino più di causal reasoning rispetto che di approccio ai dati puro. Ok, quindi cioè, in primo luogo, dipendenza da dati in modelli causali, cioè, hai bisogno di molti meno dati, come sempre ti ho fatto vedere prima, usando agent-based modeling, modelli basati su agenti in pratica, non hai bisogno di molti dati, o puoi creare i tuoi dati di per sé in pratica e poi compararli. In termini di spiegabilità, ci sono diversi approcci che ora vengono usati, per esempio i Bayesian Belief Networks sono molto popolari in ambito di causalità perché tu puoi, è un modello probabilistico e quindi ogni volta che tu usi modelli tipo probabilistico, cioè per un certo punto di vista puoi cercare di capire come un modello sta lavorando o meno, visto cioè, che tu sei. Non so se avete presente i Bayesian Belief Networks, quindi le diverse connessioni per diverse variabili sono molto facili da capire in modo visivo, quindi sono molto più facili, per esempio, di un neural network tradizionale. Poi di robustezza è lo stesso punto di vista, visto che i modelli non sono dipendenti da dati, sono più robusti perché non vengono considerati i dati, perché i dati sono transienti, quello che rimane sono le correlazioni tra gli eventi. Ok, vedo che nel frattempo
non voglio rubare subito tempo a Carla, ma ci sono qualche domanda dal web. Per esempio, è andata adesso online la domanda di Piero, che dice, che chiede se ci sono delle librerie per agevolare questo processo. Sì, ci sono. Per esempio, ce n'è una fatta da Microsoft, che si chiama Dubai, e poi ce ne sta pure un'altra da Quantum Black, che ora non mi ricordo il nome. Però altrimenti io per questo progetto ho fatto una pubblicazione e se vai nell'ultima sezione delle risorse sono tutte elencate là. Comunque se tu cerchi Microsoft UI, di sicuro trovi la libreria di Microsoft per questo tipo di lavori. Ok, daremo il link allora anche su questo. Ok, questa è una domanda di Elena sulla diffusione dei big data. Se una raccolta indiscriminata possa influire negativamente sul reasoning causale, che porta di fatto a una modellazione magari più basata forse sulle correlazioni, se interpreto bene la domanda. Tu cosa ne pensi? Penso di sì alla fine, perché basandosi su tutto sul big data puoi risolvere che voi come società vogliamo risolvere, però allo stesso punto se vogliamo creare dei modelli di AI che sono più generali, non è la soluzione giusta in pratica. Perché ci sono questi, al momento di oggi, tutti i modelli di machine learning AI sono così, domain specific, quindi li puoi applicare solo per applicazioni specifiche. E se vuoi, per esempio, se puoi creare un neural network per classificare se qualcuno deve avere un prestito o meno, puoi creare un neural network per identificare le diverse persone, le facce, queste cose del genere, però ognuno è un neural network a per sé che viene creato di per sé, invece di creare un unico sistema che può risolvere problemi più grandi a lungo termine. E questo qua è uno dei motivi principali per cui è importante cercare di capire se possiamo creare questi tipi di modelli causali che non vengono basati invece tanto sui dati, ma che i dati hanno un valore più basso, specialmente se poi i dati possono essere pure sbagliati. Per esempio, uno dei motivi principali ci può essere bias nei dati, perché un modello può creare bias, ma anche i dati di per sé possono avere del bias. Per esempio, se tu tieni diversi dati del passato su, non lo so, una cosa che si sta parlando dei giornali nei giorni scorsi era modelli di machine learning per predire se qualcuno è più presupposto di fare crimine o meno. Se tu tieni una lista di crimini passati e ci sono più persone di colore negli Stati Uniti che vengono ingiustamente portati in tribunale, se poi tieni un neural network su quel fatto là, su questi tipi di dati, poi il neural network sarà di per sé, avrà bias nel rispetto alle persone di colore che rispetto in generale ad altre persone. E quindi se i dati sono sbagliati di per sé, poi non fai altro che amplificare il bias, visto che non ci sono persone che controllano il neural network. Carla, tu hai qualcosa in mente? Ti è venuto in mente qualcosa? Mi è venuto in mente qualcosa, infatti già ti parlo per la tua presentazione, ha toccato uno degli argomenti che era nel mio piano di learning, diciamo così, quindi ne ho approfittato per fare un po' più veloce. Mi sono inciampata solo su un passo della tua presentazione, quando hai parlato di modelli comportamentale. Ecco, puoi spendere due parole su questi modelli, perché lì per lì mi sono un po' persa, poi sono andata su santo Google e ho capito bene cosa si stava parlando. Ora sì, forse sì, Nell'audience saranno già più pronti, però se potevi spendere due parole su questi due tipi, che cosa sono proprio compartimentali, cosa significa? Sì. Quindi in pratica questi qua sono tipi modelli che sono stati utilizzati in epidemiologia classica, quindi sono stati creati tipo nello scorso secolo e cose del genere, non sono modelli troppo nuovi. E il modello in cui si basa in pratica è che tu hai una popolazione di individui e ogni individuo si trova in uno stato.
questo qua è presente come potere da queste equazioni qua, ci sono tre diversi stati, S, I e R. S significa suscettibili, e queste qua sono tutte le persone, in questa scatola si trovano tutte le persone suscettibili alla malattia. Poi tutte le persone suscettibili possono diventare infette, e quindi se diventano infette dipende da tre fattori. La probabilità, il numero di individui, e un fattore di quanto velocemente si sta diffondendo la malattia nello spazio, in pratica. E poi questo stesso procedimento si può ripetere da persone che sono infette, che poi possono essere recuperate una volta che guariscono dalla malattia. E questo qua si può essere raffigurato da queste tre equazioni qua. Quindi tu usi queste tre equazioni che sono differenziali rispetto al tempo, e poi usando queste equazioni differenziali rispetto al tempo le risolvi e ti ritrovi in una simulazione come quei grafici che ho fatto vedere qua. E quindi puoi dire che di solito ogni volta che c'è una pandemia parti con tutti quanti che sono nel compartimento di suscettibili, che sono in blu, e poi il numero di suscettibili inizia a calare e il numero di infetti inizia a salire. E poi una volta che raggiungi un numero abbastanza alto di infetto, poi diverse persone diventano guarite di nuovo una volta che recuperano. Poi ovviamente questo qua è il modello più semplice possibile che viene usato al momento, infatti è giusto per l'introduzione. E poi per esempio se torniamo sulla dashboard di prima, possiamo dire che questi tipi di modelli possono essere modificati. Come per esempio qua ho creato quest'altro modello che è SAVE, che invece di avere tre compartimenti ne aggiungi altri. E quindi puoi dire qua che puoi aggiungere variabili o queste cose del genere. Per esempio, questo qua era quello là tradizionale, e poi ci puoi aggiungere un altro compartimento qua della E. Queste qua sono le persone che sono tu quando ti recuperi il coronavirus tieni un periodo in cui sei infetto però non puoi ancora diffondere la malattia, si trova ancora in fase di incubazione, e quindi aggiungi questo compartimento in modo da essere più realistico. Quindi se tu sei infetto però non in incubazione, se tu mi incontri non puoi prenderti la malattia da me ancora, di aspettare qualche giorno. E quindi questo tipo di lag viene preso in considerazione aggiungendo quest'altro compartimento. E poi continuando così puoi aggiungere diversi altri compartimenti, come per esempio invece di tutti quanti recuperare, sfortunatamente qualcuno non recupera però muore, e quindi e poi c'era pure un altro modello per la vaccinazione, queste cose del genere. Quindi se qualcuno invece di essere tutti quanti suscettibili, un numero di persone suscettibili diminuisce visto che ci sono persone che si vaccinano o queste cose del genere, oppure se le persone vengono infette, però può essere per alcune malattie, se tu sei infetto e recuperi, tieni un'immunità per qualche tipo un anno, 6 mesi, cose del genere, o la tieni a vita. E se tu tieni immunità di tipo un anno, per quell'anno non puoi finire di nuovo nel compartimento degli infetti, però dopo che finisce quell'anno poi rifinisci di nuovo, quindi crei questi loop nei grafici e questo del genere. Invece di usare 3 equazioni si usare 10 equazioni e così via. E per esempio il modello che viene usato ora nel modello inglese, dal governo inglese, so che è la base di questo stesso modello, però invece di usare 3 equazioni sono tipo 22, 24, cose del genere. Quindi come puoi immaginare, tieni un comitato scientifico che lavora per creare modelli più accurati possibili. Assolutamente, grazie mille della risposta. Nel frattempo ho visto che è arrivata una domanda su YouTube, non so Marcello se inerente a questa, la vuoi leggere tu? Sì? L'ho vista la domanda, quindi modelli, librerie per modelli comportamentali. Io ho scritto quasi tutto da zero, cioè modelli comportamentali non ci sono librerie, però per risolvere le equazioni differenziali ci sono. Quindi tu puoi usare, se usi Python, c'è una libreria che si chiama SciPy, questa libreria si può usare per risolvere equazioni differenziali, e poi collegando tutti insieme puoi creare il modello. Il codice che ho usato è tutto disponibile online ora, quindi se vai sul mio profilo GitHub puoi vedere come ho creato i diversi modelli. Perfetto, grazie. Illuminato. Io poi ho una domanda sull'app, non so se posso fare questa domanda, Marcello, se... Vai tranquilla, vai. Nelle varie simulazioni posso anche simulare, nella tua applicazione, posso simulare cosa succede
se diversi paesi applicano lo stesso piano vaccinale, ad esempio, o lo stesso piano di lockdown, quindi aggregare dati? Al momento no, cioè ho fatto che tutti gli stessi paesi, puoi usare diversi paesi, per esempio, se vado su Population Modeling, puoi usare diversi paesi, però allo stesso punto ognuno di questi paesi usa, tutti quanti usano lo stesso tipo di hanno lo stesso governo in pratica, quindi hanno lo stesso tipo di restrizioni e cose del genere, quindi puoi crearli di più complicati, per esempio qua puoi avere una singola comunità e tutti quanti sono possono muoversi tutti quanti in tempo reale, qua puoi vedere. Però se puoi invece di avere una singola comunità, puoi avere due comunità isolate, due comunità che hanno un punto di in comune, dove le persone si spostano, per esempio puoi fare, ecco, l'immediazione tra muoversi da diversi comuni, puoi vedere cosa succede se non si spostano tra i comuni, puoi vedere cosa succede se si spostano tra i comuni, se sono due, e puoi vedere invece se succede se sono quattro, perché se ne sono quattro poi è nello stesso spazio, significa che la popolazione è più densamente popolata e quindi ci sono più probabilità di contagio, questo del genere. Ok, grazie. Marcello, non lo sentiamo. È arrivata un'altra domanda che è adesso online a proposito della correlazione della causalità. Ci sono delle classificazioni dei problemi per cui correlazione uguale diverso da causalità e machine learning, e fa riferimento all'econometria. Il nome TTR è chiaramente di un econometrista, direi. Il problema sì, quindi sono certamente diverse come cose, cioè correlazione può essere causalità, però non implica necessariamente, quindi è un sottocaso dell'insieme. Quindi è pure per questo importante che viene studiata causalità e viene analizzata. In alcuni casi possono essere la stessa cosa, però non è necessario, cioè è un caso speciale quando sono la stessa cosa. E altra domanda, se ci sono soluzioni standardizzate? Per esempio, in economia si parla di instrumental variables. Sì, ho sentito parlare di instrumental variables. Quindi, standardizzate direi di no, però ci sono diversi approcci che sono sotto ricerca per essere usati in pratica. È pure per questo importante che quando tu crei un modello poi lo devi testare contro dati reali e vedere, prima che lo metti in produzione devi controllare ovviamente come se c'è qualche forma di bias o meno. È venuto in mente una cosa a me mentre parlavi. Di fatto, anche in base anche all'osservazione che c'era su YouTube rispetto all'importanza della competenza di dominio per poter implementare questi modelli, perché chiaramente quella che è l'apparente magia del machine learning, che entrano dati ed escono previsioni o correlazioni, in questo caso va trattata con cautela, no? E chiaramente questa cosa richiede competenza ed ha anche un costo. Mi domandavo, la domanda in realtà la faccio a te, ma la faccio anche a Simone, che siete entrambi esperti nell'ambito, se quale sia la sensibilità nel business, nel senso, chiaramente quali sono le aziende sono disposte a pagare questo costo per avere, diciamo, modelli più robusti e per risalire alle cause piuttosto che di impacchettare una soluzione quick and dirty e andare avanti sereni? Io poi penso dipende da quanto ci sia regolamentazione nell'ambito. Per esempio, se tu sei un'azienda che lavora in finanza, ci sono spiegate qua, ora non sono in Italia, però spiegate qua in Inghilterra ci sono diversi tipi di limitazioni su quello che puoi fare. Perché, e questo è dovuto pure alla GDPR in Europa, perché quello che volevano dire in pratica è tu devi avere bisogno dei tuoi dati e poi ogni volta che se c'è un algoritmo che può fa decisioni su di te, l'algoritmo deve spiegarti in pratica perché ha preso una decisione o meno. E se tu vuoi creare modelli più avanzati che non possono, come ad esempio CNN, LSTM, sono modelli più complicati di neural network, sono più difficili da capire come funzionano o come fanno le previsioni. Se tu vuoi spiegare, se tu devi decidere se qualcuno può avere un prestito o meno, se qualcuno deve pagare un certo tasso di interesse o meno, ovviamente dove tu come persona poi dovresti avere la possibilità di andare in banca e chiedere puoi spiegarmi perché ho avuto questo tipo di
prestito può essere limitato a queste condizioni o meno, e invece di dire oh, il modello ha preso questa decisione, non c'entra niente, dovresti fare in modo da poter spiegare alle persone perché una decisione o l'altra è stata presa in pratica. E quindi sì, dipende ovviamente dal tipo di ambito in cui fai AI, quindi, perché in alcuni ambiti sono più regolamentazzati, però altri no, non lo sono, quindi essere più quick and dirty può essere più redditizio per alcune persone. Sì, io mi unisco un po' alla risposta di Pierre, magari estendo anche un altro concetto che secondo me, oltre alla regolamentazione, suppongo dipenda molto anche dal task, cioè dall'obiettivo che sia sotto mano. Di solito si pensa, insomma, creare un qualche cosa legato alla causalità è molto più dispendioso, sicuramente molto più probabilmente, insomma, remunerativo anche a lungo termine, nel senso che non utilizziamo una cosa che in qualche modo va bene magari con i dati attuali, però sappiamo che nel machine learning adesso stanno uscendo tutte queste tematiche di MLOps, model ops, per comunque tenere i modelli aggiornati, fare retraining, fare in modo che le distribuzioni eventuali che cambiano nei dati veri, diciamo, siano, insomma, siano indirizzati questi vari cambiamenti. Nei modelli di causalità così non è, però ovviamente dipende tantissimo anche dal task che sia sotto mano. Insomma, ci sono delle realtà per cui è molto molto difficile fare causal reasoning in qualche modo, e appunto se pensiamo che per molte realtà sia spesso anche in qualche modo è anche difficile fare supervised learning alcune volte su moli di dati molto molto grossi, perché è possibile che manchino i target, diciamo, delle predizioni. Fare causal reasoning è un qualcosa di molto molto più dispendioso anche dal punto di vista non dell'esperimento, ma della preparazione di quello che ci vuole per creare l'esperimento e creare, insomma, tutti i vari risultati. Ma mi curiosiva anche nell'ambito proprio della tua lavoro, nell'ambito assicurativo, per esempio, quindi è più la regolamentazione o è più, diciamo, l'aspetto, la fairness, la richiesta di fairness nel mercato che spinge? Sì, sicuramente sì, però anche lì, ripeto, dipende tanto, non c'è uno standard, dipende tanto da quello che si ha sotto mano, quindi dall'ambito in cui, dal task veramente che si va ad approcciare. Se ci sono delle cose per cui certamente sia meno regolamentazione, sia più liberi di fare pochino quello che si vuole, però dipende anche da quello che si ha a disposizione, ovviamente. Ok, nel frattempo vedo una domanda, esatto, di Andrea, che è proprio su questo tema, che forse in parte avete già risposto, no? Quindi l'explanation legata all'AI può essere, proprio se il causal reasoning può essere un mezzo. E quindi se è una criticità quella di dover proprio spiegare come funziona questo, come funzionano i modelli. Sì, penso. Ovviamente ci sono dei casi in cui tu non puoi importarti perché un modello fa una decisione o un'altra, però in alcuni casi penso che ti può essere molto importante. Per esempio, immagina di poter, non so, se fra 5-6 anni vuoi creare un modello di AI che invece di andare dal farmacista o dal dottore per prendere una prescrizione, ti dà lui le prescrizioni, tu vorresti sapere perché ti sta dando una medicina o un'altra. E quindi penso sia molto reale che tu ci tenga a sapere perché il modello funzioni in questo modo. Poi invece altri ambiti più semplici, come vengono usati ora, non ti interessa più di tanto, però se noi vogliamo puntare al progresso e a espandere l'ambito delle AI in cui viene usato ora, ovviamente dobbiamo cercare di fare cose più complicate, che hanno ripercussioni più implicate sulle persone nella vita reale. Ok, nel frattempo Raffaele, che ha corretto il suo nome incomprensibile di prima, ti lascio leggere la domanda perché è piuttosto specialistica.
È possibile, ho letto la domanda, sì, penso col Big Data ovviamente è possibile, però allo stesso punto quando tu ti trovi a creare modelli, trovi pure il problema opposto, perché in modo da evitare che il training e tutto ci impiega troppo tempo, oppure che hai bisogno di una troppa, come si dice, macchine troppo pesanti, per esempio se tu c'hai Big Data e c'hai quindi 100 variabili, se tu devi crearti un modello usando queste 100 variabili e sono milioni e milioni di righe, poi ci impiegherai 10 giorni per creare il modello. E quindi, oppure non c'è le risorse adeguate per farlo. Per esempio, se tu tieni Big Data di terabyte, di un dataset, ovviamente hai bisogno pure della macchina che ha tipo 32 gigabyte di RAM e cose del genere, che non può essere per tutti quanti. Il problema opposto è quindi prima di tutto di avere il budget per creare dati con Big Data, creare modelli tramite quello, e poi quindi ti trovi con il problema opposto, che al giorno d'oggi molti data scientist cercano di diminuire il numero di features che usi nel modello usando tecniche come feature selections, feature extraction, come PCA, RBF, questi modelli qua che tu cerchi di ridurre al minimo possibile il numero di feature che c'hai e usare invece di 100 features 50, quindi quella sì che involontariamente rischi di eliminare quella che invece ti serve, come per un modello casuale, giusto perché il modello di machine learning stava performando uguale lo stesso. Ok, c'è ancora una domanda di Raffaele che sicuramente è molto sul pezzo. Sul modello, la domanda è se il tuo modello comportamentale o compartimentale è stato fittato sui dati. Su quello là compartimentale, se ora vi faccio vedere sulla dashboard, quando... Sì, ora il link ci sta ora nella chat, quindi se volete usarlo potete pure andare là. Quando vai su modelli tipo di SIR, SAIR, avanzato SAIR, vaccinazione, questi modelli qua usi dati creati dal modello compartimentale. Invece quando vai su coronavirus modeling, usi dati del modello compartimentale e poi li vengono fittati sui dati reali e quindi li compari là. Quindi io ho fatto tutti e due i casi in pratica. Ok. Bene. Qualche altra curiosità dal panel, da YouTube, direi che abbiamo risposto a tutto. Io ho una curiosità. Vai. Se la sua applicazione è stata utilizzata o se hanno chiesto il tuo supporto qualche... No, è stato no, però è stato solo un po', però comunque non stati ancora, no. Perché per esempio mi sono chiesto pure di parlarne per altre cose, perché è stata vista da un bel po' di persone, ora è da 6 mesi che è disponibile online, quindi è stata usata da un bel po' di persone, però allo stesso punto non troppo in là. Hai una statistica di quanti stati, da quanti stati è stata ceduta, geograficamente? L'Afghanistan l'hanno controllato? Non ce l'ho per la dashboard. Ah, ok. Visto che su AWS non ce l'ho, ce l'ho per il mio sito. Però per la dashboard no, quindi non so da quante persone vanno dal sito alla dashboard o meno. Ok, va bene. Allora, direi che ci stiamo avviando alla chiusura. Ricordo due cose. Uno, il link per la registrazione dei crediti dell'ordine, che chiedo a Andrea di mandarlo. Eccolo qua. È comparso adesso in chat. E l'altra cosa, il form di feedback di Data Science Seed, che anche quello arriverà in chat tra pochi secondi. E quindi non mi resta che ringraziare sicuramente Pierpaolo,
ma anche Carla e Simone per essersi prestati a questo esperimento. Ringrazio tutti i partecipanti perché abbiamo avuto davvero tanti interventi e decisamente molto qualificati anche sulla chat, quindi io sono molto contento del risultato di questo meetup, anche se è stato un po' magari confusionario per vari motivi, non ultimo il fatto, di cui mi scuso ancora, che ho dato indicazioni sbagliate a Pierpaolo per il time out dell'intervento, però diciamo che il tempo l'abbiamo speso bene, direi, con il dialogo. Quindi io vi do appuntamento al prossimo meetup di gennaio. Vi ringrazio ancora e vi auguro un ottimo Natale, buone feste, anche se appunto in condizioni un po' particolari. Quindi grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti, grazie.